Ai primi viaggiatori bastava sfamarsi alla meglio lungo il cammino e nutrire le loro cavalcature. Ai pellegrini inglesi si consigliava di portare con sé molte spezie per condire i cibi e coprire il sapore di alcuni che potevano capitare loro in viaggio. Col tempo le condizioni di vita migliorarono e anche in Italia divenne più facile trovare da nutrirsi. Al ristoro dei viaggiatori e dei loro cavalli provvedevano le osterie. L'osteria era essenziale per il ristoro dei viaggiatori e soprattutto dei cocchieri, postiglioni, corrieri che erano sempre assetati e si rinfrescavano spesso e volentieri mentre i loro cavalli si abbeveravano all'acqua delle fontane. Nella stazione di posta di Vene, vicino a Spoleto, oggi Bar, si legge ancora, dipinto sul muro, un invito seicentesco. O passeggero, le labbra sitibonde, ristora del clitunno alle fresche onde. Ma piuttosto che alle fresche onde, i viaggiatori amavano dissetarsi da buoni fiaschi di vino, dei quali le osterie erano sempre ben fornite.